E stamattina, verso le 9:30, mentre che passavo qui nei ponti Rivelline, si è verificato un altro crollo. È crollato un altro pezzo di muro che io avevo denunciato tempo fa agli enti e agli organi competenti, li mettono in sicurezza. E ho chiamato la squadra dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco sono venuti sempre sul posto, i vigili urbani, insieme a un responsabile della protezione civile, hanno fatto un sopralluogo e hanno verificato che veramente che si è successo questo danno qua. Mentre ho fatto notare io, mentre che ero dentro il sito con i vigili del fuoco, che ci sono dei fili scoperti che sono andati in cortocircuito l'anno scorso quando c'è stato il crollo del ponte Rivellino, perché c'è tutt'oggi il lampione, il mare e i fili scoperti. Hanno messo solo della sicurezza dello scotch tanto per tamponare, e i fili, se uno va a verificare, sparano sempre. Per questo la sera qui anche c'è il problema di mandare illuminazione di Augusta, che la porta spagnola rimane al buio, perché quando vanno a surriscaldare i fili va tutto in cortocircuito. Io chiedo che il sito a tutt'oggi viene messo in sicurezza. Viene messo in sicurezza di chi è la competenza, perché a tutt'oggi ad Augusta due volte è venuto l'assessore beni culturali, e due volte l'assessore beni culturali ha detto non è competenza mia, non abbiamo soldi. Io dico i soldi per l'opera urgente, io penso che la regione ce l'ha, possono fare per salvare il ponte Rivellino, perché può finire che questo ponte Rivellino qua va a finire tutto al mare, perché c'è anche la colonna che è messa anche in pericolo, perché come mi hanno fatto notare i vigili urbani, sotto è tutto vuoto, tutta sabbia. Noi abbiamo un assessore bene culturale a 30 km di Augusta, visto che non è stato in attesa tutt'oggi di risolvere il problema della città di Augusta sul ponte Rivellino, io chiedo se è possibile, no che io lo invito, che questo messaggio va anche al presidente della regione siciliana e viene a verificare ad Augusta la situazione come viviamo, perché Augusta non è una città solo di migranti e di inquinamento, ma è una città turistica. Non abbiamo che invidia nelle altre città siciliane, perché questa città qua, come ha letto il presidente della regione, lui è in obbligo di verificare i problemi delle città di Augusta, perché siamo noi una città siciliana.